basta poco per far crescere il tuo futuro. Un gesto dopo l'altro. Vai su ciriesco.it. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Riniziamo da questa serata dedicata al nostro progetto nazionale Ambiente, Clima, Futuro, il percorso che abbiamo interrotto a giugno di quest'anno, dopo che era iniziato a dicembre, che ci ha portato per tutti i giovedì a realizzare questi incontri nazionali che la FIAF propone a tutti i soci e a tutti coloro che vogliono partecipare. Riniziamo da questa serata dedicata al nostro progetto, ma stiamo programmando le serate per, chiamiamola stagione autunno-inverno 2021-2022, e aggiungiamo anche primavera, e sarà sicuramente un po' diverso rispetto allo scorso anno, nel senso quantomeno la periodicità degli incontri che vi proporremo sarà una periodicità un po' più dilatata, quindi faremo un incontro ogni 2 settimane, però l'idea è quella di ripercorrere un po' la strada che abbiamo individuato lo scorso anno, quindi riproporvi incontri con grandi autori, autori emergenti, gli autori finalisti di Portfolio Italia e altre cose che stiamo preparando in questo momento. Come stiamo preparando in questo momento anche i contenuti da mettere a disposizione ai circoli per le realizzazioni delle serate online, ma anche in presenza, sempre in questo periodo. Ci saranno molte nuove proposte realizzate dai nostri docenti, relatori della federazione e che saranno a disposizione, come sempre, a tutti i circoli che vorranno utilizzarle. Questa sera, ripeto, parliamo di ambiente, clima, futuro, ne parliamo in un momento cruciale per la realizzazione del nostro progetto nazionale, ne parliamo anche in un momento in cui questa tematica è al centro dell'attenzione mondiale e quindi noi speriamo con questo nostro progetto, la nostra ambizione in questo nostro progetto è di poter dare un nostro piccolo contributo di riflessione su un tema così importante per tutti noi. Come avete visto dalla slide iniziale, il tema dal video iniziale, questa sera ci vorremmo concentrare su un ambito del progetto che poi fa riferimento alla parola futuro del tema, che sono delle buone pratiche, cioè di tutto quello che ciascuno di noi può fare per migliorare l'ambiente e di fare in modo di raccontare anche questa parte del progetto da parte di tutti, di alcuni dei nostri autori. Ma prima di entrare nell'argomento principale che sarà illustrato dagli altri componenti del comitato organizzatore del progetto, io vorrei soffermarmi un attimo su un po' la parte organizzativa del progetto ricordandovi le scadenze. Ora Robo aprirà il sito, una piccola nota, come vedete questa sera siamo in una piattaforma nuova che è una piattaforma webinar di Zoom, può darsi che ci sia qualche piccolo inconveniente perché è la prima volta che la utilizziamo. E purtroppo dovendo utilizzare una piattaforma webinar, non possiamo far accedere in video tutti i partecipanti perché questi tipi di piattaforma non lo permettono perché sono strutturate per poter accogliere centinaia di persone. La struttura dell'incontro dopo la presentazione che verrà fatta da tutti i componenti del comitato organizzatore del progetto sarà aperta, quindi durante le relazioni, se volete richiedere la parola, lo potete fare tramite la chat e a fine di questa illustrazione potremo portarvi in video e farvi fare a chi farà le domande
nel corso dell'incontro e farle fare le domande in video in diretta e non solo su domanda scritta sulla chat. Andiamo avanti allora, Robo, con la presentazione del sito, ma soprattutto sui prossimi step che interessano tutti i partecipanti. Il primo step che abbiamo di fronte dal punto di vista organizzativo è il 30 novembre, che è la data entro la quale dobbiamo fare la nostra iscrizione. Il modulo per l'iscrizione lo trovate nel sito. Io non so se voi lo vedete, ma io no, non lo vedo al momento. Comunque è sul nostro sito nella sezione modulistica e bisogna fare l'iscrizione entro il 30 novembre. L'iscrizione non è vincolante, nel senso che non è obbligatorio una volta che uno si è iscritto inviare poi le foto al progetto nazionale, ma è essenziale per potervi partecipare, perché solo chi farà l'iscrizione riceverà il proprio codice partecipante e tutte le istruzioni per poter inviare le opere che saranno inviate, devono essere inviate entro il 10 di gennaio del 2022. La partecipazione è gratuita per tutti i soci della FIAF. È possibile partecipare anche a chi non è socio della FIAF e deve però pagare una quota di iscrizione di 20 euro. Le persone che non sono iscritte alla FIAF possono però iscriversi alla FIAF a una quota agevolata proprio di benvenuto alla federazione, visto che insomma partecipano alle nostre attività, ridotta di 35 euro. Chiaramente il vincolo è che la persona non sia mai stata iscritta alla FIAF, quindi che sia una prima iscrizione alla federazione, quindi è un benvenuto all'interno della federazione a tutti coloro che lo vorranno fare. Quindi dopo la registrazione, l'iscrizione al progetto, riceverete questa comunicazione con il codice e tutti i dati per fare l'invio, che andrà fatto entro il 10 gennaio. Chiaramente la cosa che vi chiediamo è di non farla tutti l'ultimo giorno, perché sarebbe poi abbastanza facile un ingorgo e anche perdita di dati in un invio collettivo così grande delle persone. Quindi chi ha realizzato il progetto magari e l'ha pronto, non aspetti proprio l'ultimo minuto. Gli step successivi, che però non trovate all'interno del sito in questo momento perché li stiamo realizzando, ma sono gli step che chi ha partecipato alle passate edizioni dei progetti nazionali conosce già, perché ripeteremo in pratica tutte le attività che sono state fatte negli anni precedenti. L'attività, siamo arrivati al sito, grande roba. E le attività che di cui dobbiamo tener conto è innanzitutto la realizzazione delle mostre locali. Le mostre locali dovranno essere aperte a giugno, il 18 giugno ci sarà l'inaugurazione della mostra nazionale. In quel fine settimana, 18-19 giugno, dovranno essere aperte tutte le mostre, che però potranno avere delle tempistiche adeguate agli spazi che ognuno troverà, quindi la mostra potrà essere realizzata da tutti, singoli, gruppi, circoli chiaramente, e dovrà essere comunicata comunque tramite un modulo entro il 31 di gennaio al comitato organizzatore del progetto. Stessa cosa andrà fatta per chi ha intenzione di partecipare al libro delle mostre locali. Come tutte le altre edizioni, realizzeremo questo libro dove ogni circolo, gruppo, comunque chiunque farà una mostra, potrà decidere di parteciparvi e di parteciparvi nella misura in cui ritiene più opportuno. Questo tipo di partecipazione è a pagamento, e se non ricordo male, ma potrei dire una stupidaggine, sono 250 euro per due pagine, 350 euro per quattro pagine, 450 euro per sei pagine. Ciascuno di
ciascuna di queste tipologie di partecipazione ci sono in contropartita una serie di volumi, 10 volumi più cofanetto, 15 volumi più cofanetto per le varie tipologie. Questo, diciamo, sinteticamente sono le prossime tappe a livello organizzativo. Chiaramente continueremo a comunicarvele, continueremo tramite newsletter, tramite i nostri mezzi di comunicazione, tramite il nostro sito che stiamo vedendo in questo momento, che fra poco ci verrà illustrato in maniera più ampia. Quindi io per il momento chiuderei qui la prima parte dedicata alla parte organizzativa. Vi ricordo che in conclusione di questa presentazione ci piacerebbe fare dialogare con voi, quindi potete fare domande inerenti agli argomenti che abbiamo trattato, sia di tipo organizzativo che di tipo contenutistico, ma ci piacerebbe anche che partecipasse tutti anche a dare delle idee, degli stimoli su tematiche che possono essere affrontate in questo momento. Passo ora la parola a Cristina Paglionico, che ci introduce la parte che riguarda il PhotoIT, quindi il percorso che abbiamo realizzato su PhotoIT sul progetto nazionale. Bene, grazie, buonasera a tutti. Presento il lavoro che in realtà facciamo per tutti i progetti nazionali su PhotoIT, cioè individuiamo uno dei nostri redattori o anche più di uno che si occupa di pubblicare, di scegliere e di proporre alla rivista una pubblicazione mensile, quindi mensile ad ogni uscita di PhotoIT con lavori inerenti il progetto nazionale che stiamo trattando. Quest'anno, anzi questi due anni, si è assunta questo incarico la nostra valentissima Piera Cavalieri, che poi parlerà. Questo è l'elenco che è comparso su PhotoIT di tutti gli articoli, a cominciare da marzo 2020, che sono comparsi appunto sulla nostra rivista, con tematica ambientale italiana, perché abbiamo scelto di giocare come tutti noi giochiamo in casa, nel trattare quindi delle realtà territoriali. Questo è l'elenco degli articoli. Stasera Piera ce ne racconterà qualcuno, una scelta tra questi. Comunque li potete trovare su tutti i numeri, credo soltanto un numero sia saltato, ma da marzo 2020 a novembre 2021, che è appunto stampa, sta arrivando nelle vostre case, ci sono tre, quattro fotografie a illustrare la tematica, il testo di Piera che la spiega, e poi sul sito di PhotoIT le restanti immagini a nostra disposizione a completamento del lavoro che Piera tratta con il suo testo. Passo quindi la parola a lei, grazie Piera, anche dell'enorme lavoro che hai fatto fin qui, e noi tutti te ne siamo infinitamente grati, perché soprattutto all'inizio, mi raccontavi, non è stato facile affatto trovare dei temi idonei. No. Grazie Cristina, bene. Proviamo, io pensavo di far scorrere un pochino tutto, magari poi su alcuni articoli ci fermiamo un po' di più. Sono messi a ritroso, quindi qui c'è Articolo che ancora non hanno visto in realtà. E che riguarda l'energia, perché forse è uno dei temi meno trattati, ma credo che sia molto importante addentrarsi anche in questo tipo di tematica. Qui è raccontata da Laura Pietra, che si sofferma proprio sulla forza generatrice, l'energia generatrice del vento. Chiaramente il richiamo all'energia eolica, che è appunto
un'energia, come sappiamo, pulita, siamo proprio nel rinnovabile, ma sappiamo anche quanti ostacoli hanno a questo tipo di installazione. Poi di questo magari ne parleremo più avanti quando suggeriremo altri temi. Allora, poi qui siamo passati, forse abbiamo saltato il precedente, quello di questo mese, che è quello di Legno Celoria. Questo invece è il mondo della non violenza di Nicola Perfetto. Allora, qui siamo in un tema che è fondamentale, il tema dei rifiuti, però raccontato in una maniera particolare, cioè il tema dei rifiuti è il tema dei temi, siamo proprio diciamo nell'energia circolare, l'energia circolare che ha come obiettivo il non produrre rifiuti o perlomeno cercare di riciclarli. Ovviamente qui non si propone niente di, non c'è nessun suggerimento di tipo tecnologico. Appare questo lavoro come una specie di fiaba, perché cosa ha fatto Nicola Perfetto? Ha raccolto degli scarti soprattutto di plastica, ed è significativo che sia di plastica perché sappiamo bene quanto la plastica ha invaso il nostro mondo nel secolo precedente. La plastica è entrata nelle nostre case e adesso ne stiamo raccogliendo gli scarti. Nicola Perfetto cosa ha fatto? Ha raccolto questi scarti, ha costruito un mondo immaginario, lui dice un'utopia dove ci sono questi personaggi in cerca di una salvezza. Infatti è molto emblematica, direi, questa immagine di questi personaggi appunto costruiti con degli scarti sopra questa zattera di polistirolo. E quindi ecco, è un mondo che lui chiama il mondo della non-violenza, in cerca di una salvezza, un mondo della non-violenza basato sulla fraternità. Quindi è un modo che appare così leggero e fiabesco, ma in realtà quello che c'è dietro queste immagini è molto, molto importante. Quindi è un modo appunto per raccontare un tema che può essere appunto visto, interpretato in molte declinazioni diverse. Questa è una. Possiamo andare avanti? Ecco, qui siamo nelle Cinque Terre di Piero Papa. Il titolo è Fragile, un titolo che ricorre anche in un altro lavoro che ho pubblicato, e si parla appunto delle Cinque Terre, se possiamo vedere anche le immagini. Piero Papa ha fatto, ecco, sono le Cinque Terre che, diciamo, il retroscena. Qui siamo dopo l'alluvione terribile del 2015. Cinque Terre sono un gioiello, un territorio bellissimo, come molti territori italiani sono belli e fragili. E l'accoglienza turistica spesso è un grosso problema, perché l'eccesso di turismo non è ben sopportato da questi territori, quindi è su questo che si è concentrato Piero Papa, e anche questo io credo che sia un tema che si può sviluppare ampiamente, perché appunto, come dicevo, il nostro territorio così bello ha purtroppo queste fragilità, che possono essere raccontate in maniera diversa, si possono anche, non è detto che debba essere solo denuncia, però è sicuramente un tema da trattare. Possiamo andare avanti? Io vado molto veloce perché gli articoli sono tanti, quindi ecco, questo è il Monte Rosa di Davide Camisasca. Se vediamo le immagini davvero, questo è il caso di dire che sono immagini che parlano da sole, perché
mi ha mandato immagini d'archivio, sono in Monte Rosa agli inizi del Novecento, mi pare 1915 e 1921, ovviamente sono le immagini in bianco e nero e sotto sono le immagini attuali, quindi possiamo soltanto guardare e soffrire, insomma. Sappiamo bene che poi sotto questi ghiacciai che si stanno sciogliendo ci sono, così come nei fondi degli oceani, ci sono le microplastiche, che sono un grossissimo problema con cui dovremo fare i conti, anzi stiamo già facendo i conti, perché appunto sono queste microplastiche che tra l'altro sono evidenti in quella colorazione scura che si vede sotto la coltre biancastra che si scioglie. Andiamo avanti. Questo è un lavoro di Samuele Bianchi. Il tema di fondo è, come lui dice, è il disordine, ordine della natura. Lui ha fatto tutto questo lavoro in un arco di tempo molto lungo e soprattutto poi nel periodo della pandemia, ha lavorato molto intorno a casa. L'ordine e disordine perché la natura, segue il suo ordine che a noi appare disordine, quindi è interessante vedere il nostro lavorio continuo per dominarla. Infatti c'è un'immagine che secondo me è molto interessante, se la vedete in basso a sinistra, c'è questa siepe perfettamente ordinata con questo aspetto molto geometrico e dall'altra parte invece questa natura che invece continua a muoversi, continua insomma, in questo suo disordine. Che poi questo disordine è la biodiversità, la biodiversità che sono le erbacce che crescono e che sono però necessarie. Questo è un tema, secondo me, molto, molto importante e direi anche molto abbordabile, credo che si possa rappresentare in tanti modi. Andiamo pure avanti. Questo è un lavoro di Anna Maria Belloni, titolo Supernatura, la natura che non è dominata dall'uomo. Lei ha spesso i soggetti in queste immagini sono figure femminili, immerse in questi grovigli di natura, questa natura che fa da sé e che a volte ha bisogno anche di poco per continuare a crescere. Ecco, qui è molto interessante la riflessione sulla posizione dell'uomo, uomo-natura, no? Cioè la riflessione potrebbe essere quella di cambiare la nostra visione, che è sempre un po' antropocentrica, e invece cioè tornare a sentirci parte della natura, che poi è quello che dice un po' la nuova ecologia. Noi abbiamo un po' perso questo contatto, abbiamo nel tempo invece ci siamo arroccati su una posizione di dominio. E quindi ecco, questo è un modo per rappresentare questo tipo di pensiero, secondo me, molto, molto attuale, che poi richiama anche l'idea di cura di quel che abbiamo intorno. Proseguiamo. Ecco, qui vi ho messo, e qui immagino che ci sia molto, siamo nell'agricoltura. L'ottava piaga ovviamente rimanda all'immagine biblica, no? Quella delle cavallette. È un lavoro, questo è un reportage di Massimo Carlone e Daniela Sestito che nel 2020 lo hanno fatto nella Sardegna centrale, nella Valle del Tirso. Come vedete ci sono questi ortaggi distrutti dalle invasioni delle cavallette. Loro hanno fatto proprio anche una ricerca, hanno intervistato degli entomologi, degli esperti, e il problema grosso
fine appunto di questa invasione dovuta al fatto, dovuta all'abbandono delle, delle terre, nel senso che le aree incolte e insieme all'aumento delle temperature e alla siccità hanno aumentato appunto la, la proliferazione di questi insetti e tutti i danni che ne sono seguiti. Quindi questo sarebbe il caso in cui appunto la mano umana invece ha un grande valore, e quindi è perché l'unico modo diciamo per porre rimedio è ritornare a curare le terre, ad arare, a, insomma a curarle. E questo credo che sia un tema anche questo da trattare di sicuro. Andiamo avanti. Qui dovremmo avere terminato. Ah, abbiamo fatto solo questa selezione, ok. Pensavo ne avessimo messe di più. Ok, quindi passiamo la parola a Silvia Tampucci. Grazie Roberto. Buonasera a tutti. Allora, stasera vi darò alcuni accenni per quanto riguarda la cosmetica e l'ambiente, perché crediamo sia un settore ad oggi forse poco affrontato per quanto riguarda l'ambiente e il clima futuro, però è un trend molto in crescita attualmente. Infatti ci sono moltissime aziende della cosmetica che si stanno dirigendo verso un'economia green. Quindi cosa vuol dire? Verso tutta quella, quell'economia che riguarda e cerca di garantire anche per il futuro un equilibrio per quanto riguarda l'ecosistema e per quanto riguarda anche la biodiversità. È necessario quindi che anche nell'ambito della cosmetica ci sia un cambiamento del rapporto tra uomo e la natura. Tutti noi, credo quotidianamente o quasi, ci domandiamo se un'azienda non si preoccupa del mondo in cui viviamo e quindi del rispetto ambientale, come possa poi prendersi cura di noi. Questo le aziende anche della cosmetica l'hanno, l'hanno recepito e stanno cercando di andare quindi verso tutta una produzione ecosostenibile dei prodotti appunto che emergono da questa filiera produttiva. Il pensiero quindi è in crescita in moltissimi consumatori e le aziende appunto stanno cercando di fare qualcosa indirizzati verso la sostenibilità ambientale. È necessario quindi affrontare il problema per tutta la filiera produttiva, quindi non soltanto per il prodotto finale o per il packaging, ma su tutta la filiera produttiva. Quindi cosa vuol dire? Avere uno sguardo verso appunto anche la produzione in sé per sé di quello che poi sarà il risultato finale. Quindi le aziende stanno cercando di far sì che i propri prodotti possano essere fatti con una minor possibile emissione di anidride carbonica nell'aria. Quindi si vanno a cercare degli impianti anche di produzione più sostenibili, quindi verso un'energia eolica e un'energia solare, che è quello poi che diceva un pochino anche Piera in alcuni articoli che aveva fatto vedere precedentemente. In più c'è una riduzione, si cerca di fare il prodotto con una minor temperatura per gli impianti stessi e anche per quanto riguarda poi il consumo idrico, di andare a cercare una raccolta di acqua piovana invece di andare a attingere direttamente a delle riserve idriche, e qui poi altrimenti sforiamo in un altro campo molto importante ad oggi, che appunto riguarda tutto il settore dell'acqua. Oltre appunto al processo produttivo in sé per sé, è necessario guardare anche al packaging, quindi al contenuto, al contenitore e al confezionamento stesso. Tutti sappiamo che quando compriamo dei prodotti, soprattutto appunto per quanto riguarda profumi o creme o altro, ci sono tantissime imballaggi eccessivi, a partire dalla carta e a finire poi con la plastica. Quindi le aziende cosa stanno cercando di fare? Di ridurre al minimo il packaging e cercando anche di utilizzare dei materiali di riciclo e riutilizzare poi i contenitori. In che modo lo fanno? Ad esempio il packaging cercano di appunto ridurre al minimo, quindi un minimo di confezione esterna e il contenitore all'interno. Il contenitore stesso
cercano di farlo con dei materiali da riciclare o dei prodotti naturali. Ad esempio, moltissime aziende stanno cercando di utilizzare per i propri packaging dei prodotti derivati, ad esempio, dal mais oppure dalla barbabietola. Questo perché? Perché serve per un minore impatto ambientale e anche perché questi poi prodotti sono più facilmente degradabili, quindi si va a inquinare meno l'ambiente nel quale ci troviamo. Ci sono poi alcune aziende che addirittura stanno cercando di vendere prodotti sfusi. Quindi cosa vuol dire? Che noi andiamo con il nostro contenitore vuoto a riempire il contenitore e ci portiamo poi il prodotto finale a casa. Questo serve ovviamente a produrre meno rifiuti, quindi meno plastica che andrà poi a essere immessa all'interno dell'ambiente stesso. Altre aziende stanno facendo invece dei prodotti solidi, ad esempio lo shampoo viene fatto con una saponetta, quindi anche qui si va verso un minor spreco del prodotto finale. Molto importante è anche poi appunto il riciclo stesso o il riutilizzo di un contenitore. Quindi un contenitore invece di essere buttato via, e si torna quindi al discorso del rifiuto e dell'inquinamento, può essere riutilizzato in maniera diversa, quindi utilizzato come un vasetto per alcune piante, oppure come portapenne, oppure come contenitore di svariate cose che utilizziamo quotidianamente nella nostra vita. In tutto questo ovviamente è necessario un cambiamento di mentalità e anche quindi un'educazione verso l'ambiente, quindi anche dei cambiamenti di atteggiamenti etici e anche quotidiani. È importante anche poi per quanto riguarda il discorso dei contenitori anche l'etichetta stessa, sia per quanto riguarda un minore utilizzo di carta, quindi molte aziende cercano di non inserire all'interno del packaging i foglietti, quelli illustrativi, quindi si toglie una parte inutilizzata di carta e quindi anche di inchiostro che viene utilizzato, che è dannoso, e viene attaccata l'etichetta soprattutto sul contenitore. Addirittura ad oggi ci sono delle aziende che utilizzano una sorta di inchiostro bio affinché appunto ci siano ulteriori diminuzioni di inquinamento utilizzando appunto dei prodotti ad hoc. Questi prodotti appunto ad hoc devono essere di origine prevalentemente vegetale e biologico. Quindi cosa vuol dire? Come stava accennando nuovamente Piera, perché poi sono tutti argomenti che si uniscono tra loro, anche l'importanza delle microplastiche, perché andando a utilizzare dei prodotti bio di origine vegetale e quindi che non sono tossici, c'è un minore utilizzo di queste microplastiche che si trovano all'interno anche dei detersivi o dei saponi che usiamo e vengono poi immessi, ad esempio quando laviamo piatti o facciamo la doccia, all'interno dell'ambiente e quindi provocano inquinamento. Una cosa importante che stiamo vedendo anche adesso sulla slide sono le etichette che caratterizzano i prodotti vegani, i prodotti biologici e i prodotti non testati sugli animali. Ad oggi c'è una regolamentazione un pochino scarsa verso questo settore, però ci sono molti enti certificatori che seguono tutta la filiera produttiva e sono praticamente vanno a controllare queste aziende e danno la certificazione all'azienda stessa, e quindi sul prodotto sono facilmente sul mercato saranno facilmente riconoscibili tutti i prodotti con questa dicitura, e noi a quel punto possiamo star tranquilli che il prodotto che andiamo a comprare possa essere appunto più salutare rispetto ad altri che ci sono sul mercato. Sembra che la cosmetica appunto ad oggi non sia così importante, o comunque sembra un pochino messa da parte, però noi crediamo che sia un argomento appunto da trattare, anche perché è di un utilizzo quotidiano, cioè quindi tutti noi facciamo uso di creme o similari, per cui avere degli accenni anche su questo tema può essere uno spunto di riflessione su portare avanti dei progetti. Credo di aver detto tutto. Passo la parola a Cristina Paglionico. Grazie, come avrete capito cerchiamo un po' di variare anche i nostri interventi, perché vengono anche da
per potervi dare una serie di stimoli ad approfondire le tematiche che proponiamo, a trattarne delle nuove, quindi a cercare di lavorare sull'ambiente, sul tema ambiente, nella maniera che vi è più congeniale, che può essere quella della denuncia, abbiamo visto e abbiamo anche tanti lavori in proposito, ma anche può essere propositiva verso una visione che sia, se non ottimistica, comunque legata ad un concetto importantissimo, cioè quello che la questione dell'ambiente è una questione universale che possiamo affrontare soltanto insieme, ognuno con la sua possibilità, con piccoli gesti quotidiani, come anche controllando, essendo sempre presenti e attenti a quello che si fa nelle alte sfere, quello che si decide invece a volte anche sulle nostre teste riguardo le tematiche industriali, ambientali, turistiche e commerciali. Quindi questa serata vuole un po' fare un quadro complessivo e generale. Io mi rifaccio a una mostra che è stata fatta qualche anno fa e che si chiama Gli eroi della Terra e prende il là da Earth Day Italia dal 1970. Il 22 aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale della Terra delle Nazioni Unite, cioè quindi un'associazione che è Earth Day Network. In Italia esiste una declinazione appunto legata alla realtà italiana e un'associazione no profit di volontariato fotografico sociale ha realizzato appunto tempo fa una mostra che ha raccolto questi insieme di lavori che adesso vi faccio vedere, alle quali hanno partecipato, per la realizzazione dei quali hanno partecipato grandi autori, ma anche autori fotografi amatoriali. Questo anche nell'idea appunto di lavorare insieme, di raccontare insieme realtà che in questo caso sono prevalentemente positive, quindi sono eccellenze, sono appunto, come la mostra stessa, il titolo della mostra stessa dice, racconta degli eroi della terra, cioè quelli che hanno fatto della vocazione ambientale una loro ragione, una loro parte di vita, a volte anche molto importante, finalizzata al rispetto dell'ambiente, a realizzare qualche cosa che possa essere visto nel futuro come un intervento significativo. Qui siamo in particolare, questo uno per tutti per la comunità, è un esempio molto particolare di una prima cooperativa italiana che è nata nel 2011 in provincia di Lecce. Questa cooperativa raduna soci per la realizzazione di una rete diffusa di pannelli fotovoltaici. Sono stati realizzati 33 moduli. Chi appunto offre il tetto, chi installa i pannelli, chi fa la manutenzione, chi progetta, a beneficio della comunità intera, c'è quindi la produzione di questa energia pulita e un programma anche più ampio legato per esempio alla distribuzione delle borracce, delle bottiglie di vetro a scuole e famiglie. Quindi una comunità che si è impegnata in maniera unita a fare qualcosa per il proprio territorio in maniera assolutamente green. Possiamo andare avanti. Questo invece è un esempio sulle Dolomiti friulane nel comune di Forni di Sopra. E questa è una realtà nella quale si costruiscono appunto pannelli, impianti fotovoltaici e un impianto di teleriscaldamento a biomassa forestale, quindi utilizzando in maniera controllata le risorse boschive del luogo. È un'iniziativa comunale
all'avanguardia per l'utilizzo di questi impianti, ecco, realtà come queste non sono così comuni, ma comunque possono essere trovate e raccontate anche nel nostro progetto. Con il teleriscaldamento e l'utilizzo delle biomasse vengono riscaldati e le utenze sono luoghi pubblici. In questo caso invece vediamo una falegnameria, quindi una falegnameria in cui si rispettano in maniera molto, molto importante, molto precisa, i principi di sostenibilità ambientale, utilizzando legno e vetro, ma in maniera che possa essere anche utile a chi lavora e produce questi materiali. Quindi le loro parole chiave sono la partecipazione e la condivisione, quindi sia a partire dalla produzione, la scelta del design, gli elementi, le modalità di lavoro, in questa struttura si parla di recupero ambientale, di sostenibilità ambientale in modo completo. Qui vediamo impreziosita ovviamente in maniera grandissima da una fotografia di Giovanni Gastel, non vi ho detto i nomi dei precedenti fotografi, ma questo appare subito evidente che è una fotografia di un grandissimo fotografo, infatti è di Gastel, una modella con un copricapo realizzato da stoffe riciclate. Quindi l'ambiente anche della moda può essere un ambiente da studiare, all'interno del quale andare, anche dell'alta, dell'altissima moda, un ambiente che sta cercando di riutilizzare materiali, tessuti che possano essere rivisitati e ai quali possa essere donata una nuova vita, con anche un fatto simbolico molto importante di un recupero che genera anche, che resta anche nel campo dell'arte e ha un valore anche commerciale molto interessante. Qui siamo invece a Siena praticamente, quindi siamo nella Val d'Orcia. La Val d'Orcia è stata proclamata patrimonio dell'UNESCO. Questo treno è un treno gestito da volontari, parte a un solo orario di partenza, parte una volta al giorno, e in questo percorso lento attraversa il territorio. Si può fermare, ci sono una serie di fermate che consentono a chi decide di fare questo viaggio lento e completamente immerso nella natura, delle soste per partecipare alle sagre, per vedere dei piccoli centri sul percorso della ferrovia, e vengono organizzate appunto queste gite. Si chiama Treno Natura, vive appunto per il lavoro dei tanti volontari, ma anche con la collaborazione della Rete Ferroviaria Italiana, dell'Associazione Toscana Treni Storici, Trenitalia e Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia. Anche questo è un bel esempio di un turismo sostenibile, di un turismo lento, di un turismo che porta a conoscere i nostri piccoli centri e di un grosso lavoro di volontariato che si esprime attraverso l'amore per il proprio territorio. Ecco, a questo punto passo la parola a Susanna con la sua presentazione. Hai in mente un viaggio? Hai deciso la meta? Se il tuo spostamento è inferiore a 700 km, scegli trasporti su rotaia o su gomma. L'ambiente ci guadagna. Informati prima sul luogo che vuoi visitare. Non cadere dalle nuvole. Controlla la trasparenza dei prezzi prima di affrontare il tuo viaggio. Guarda oltre la facciata. Conosci la vita e i luoghi della popolazione che ti ospita. Non perderti la parte più bella della tua vacanza. Valorizza il tuo viaggio. Arricchisci la tua vita.
Trasformati da turista a viaggiatore. Scegli un modo più consapevole e divertente di viaggiare. Scegli il turismo sostenibile. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Gli esempi che vi porto stasera riguardano due possibili tematiche da affrontare per il progetto, tematiche di sostenibilità ambientale, che sono le comunità rinnovabili e il turismo sostenibile, come abbiamo capito da questo video. E iniziamo appunto proprio da qua. Intanto, che cos'è, no, il turismo sostenibile? Dobbiamo chiedercelo. Il turismo sostenibile si propone di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali nell'assoluto rispetto dell'ambiente, dei sistemi di vita e dei territori delle popolazioni ospitanti. Inizialmente c'era una differenza fra il turismo sostenibile e il turismo responsabile. Il turismo, diciamo, responsabile più che altro valutava l'impatto etico del turismo sulla popolazione locale. Quello sostenibile valutava invece l'impatto del turismo sull'ambiente, quindi l'inquinamento e il degrado che il turismo provoca all'ambiente. Oggi però questi principi di sostenibilità e di responsabilità si compenetrano, dove quelli di sostenibilità comprendono quelli di responsabilità e viceversa. E quindi ci si può rifare sostanzialmente al principio delle tre E in lingua inglese, l'environment, l'economy e l'ethics, quindi ambiente, economia ed etica. Sappiamo che il turismo è la più grande industria globale che impoverisce continuamente le risorse naturali della terra. Infatti le nostre coste e i nostri monti troppo ne sanno qualcosa. Il turismo comunque può essere anche usato come, diciamo così, cavallo di Troia, come può essere una leva per tentare un'inversione di tendenza finalizzata proprio alla conservazione di tutti gli ecosistemi. E per poter affrontare fotograficamente questa tematica occorre tenere presente che ci sono in tutto nel turismo responsabile o sostenibile tre attori, tre parti, che sono il turista, l'organizzatore e la comunità ospitante, e quindi si possono indagare singolarmente oppure nel loro insieme. Sì, dobbiamo tenere questo, è una pratica molto per ora molto poco conosciuta, questo del turismo sostenibile, e bisogna assolutamente, tramite la nostra fotografia, anche sensibilizzare in questo senso. Se cerchiamo informazioni in rete, è interessante il sito dell'Associazione Italiana del Turismo Responsabile, la ITR, dove oltre ovviamente alla home page, dove viene spiegato, no, che cos'è il turismo responsabile e tutte le altre informazioni, c'è una pagina, un menu e poi un sottomenu, una pagina interattiva che si chiama Mappa del Turismo Responsabile in Italia, che è questa che vediamo. Ciascuno di questi, quindi guardate quante realtà ci sono, no, nella nostra penisola, cliccando su ciascuna di questi punti si aprono delle informazioni che riguardano appunto questi luoghi, che possono essere le OSI del WWF, strutture ricettive che hanno ottenuto la certificazione da Legambiente, oppure anche dall'istituto ICEA, che è l'acronimo di Istituto per la Certificazione Etica Ambientale. Poi ci sono stabilimenti balneari, stazioni impresenziate, che queste sono le stazioni delle ferrovie, delle ex ferrovie dello Stato, che sono state abbandonate, sono state riutilizzate, riadattate e quindi hanno attualmente anche altri scopi, e sono strutture ricettive appunto che ospitano turisti. E quindi è questo. Poi un altro sito importante per il turismo sostenibile è quello del WWF Italia, e particolarmente quello del WWF Travel, che poi ci si accede da un sottomenu, e qui ci sono tante possibilità di viaggi, di soggiorni, eccetera, che anche questi possono essere oggetto del nostro progetto fotografico. Quindi ci sono tanti siti
che possono riguardare questa tematica, basta individuarli, questi sono due dei tanti, e appunto è una tematica da non sottovalutare per il nostro progetto. Poi ho preparato qualcosa sulle comunità rinnovabili, questo sì ancora, ecco qua, le comunità rinnovabili. Intanto che cosa sono, no? Le comunità di energia rinnovabile o in breve comunità rinnovabili? Sono delle associazioni fra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le loro forze per dotarle, le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il consumo di questa energia di solito avviene sul posto, quindi nel solito luogo dove l'energia viene prodotta, nelle immediate vicinanze. Queste pratiche portano indubbiamente dei benefici ambientali, principalmente per due motivi: perché evitano la produzione di energia da fonti fossili, che quindi si esauriscono, il cui ciclo di trasformazione in energia poi è molto inquinante, e poi ci sono minori possibilità di dispersione di energia, no? Durante lungo tutta la rete di distribuzione, proprio perché questa energia viene prodotta e consumata sul luogo. Tanto per fare mente locale, le fonti di energia rinnovabili sono quelli che rispettano le risorse naturali che provengono, no, dal mondo naturale, quindi non inquinano e non si esauriscono perché si rigenerano a fine ciclo, e sono l'energia solare, l'eolica, la geotermica, l'energia idroelettrica e l'energia da biomassa, cioè quella che deriva, no, dalla trasformazione di prodotti vegetali o di rifiuti organici o inorganici in energia. Allora, ci sono alcuni esempi, adesso li vedremo, alcuni esempi virtuosi, o diciamo impropriamente possiamo definirli positivi, che affrontano il presente, no, guardando al futuro. E ho tratto alcuni esempi dal sito dei comuni rinnovabili. Ecco qui, ci sono circa, su questo sito, circa 300 di queste realtà di comunità rinnovabili. Quindi di sicuro ce ne sono anche vicino alle nostre abitazioni, vicino a casa nostra, e quindi sono interessanti da poter vedere. Noi sempre nell'ottica del nostro progetto bisogna pensare di realizzare, cioè non un catalogo di questi impianti, ma bisogna vedere, cercare di inquadrare questi impianti in tutta l'attività che viene svolta da queste realtà, appunto, che andiamo a raccontare. Quindi come si integrano nell'oggetto dell'attività di queste realtà. Allora, se torniamo una indietro, per favore. Sì. Ok, questa sì, questa è una cosa interessante, è una società agricola, per esempio, due ragazzi sull'Appennino umbro-marchigiano hanno ristrutturato una piccola fattoria che era stata abbandonata negli anni 70, proprio perché non era stata raggiunta dalle utenze moderne, quindi luce, acqua, gas, internet. Quindi una volta acquistata hanno dovuto dotarsi dell'energia necessaria per poter portare avanti le loro attività di allevamento, di agricoltura, e poi per vivere anche loro stessi in modo autonomo. E quindi sono una delle prime realtà 100% fuori rete, off grid, quindi in Italia, e hanno installato pannelli fotovoltaici, pale eoliche, eccetera. Poi quella dopo, questa è molto controversa, è l'officina dell'ente autonomo Volturno, l'ER di Ponticelli. E una ristrutturazione del 2017 che è durata 3 anni, sono stati smantellati dai tetti di questi capannoni, no, dell'ex ferrovia circumvetroviana, circa 15.000 metri quadri di amianto, e sono stati sostituiti con circa 3.500 pannelli solari, e producono un'energia che è sufficiente per il fabbisogno di questa stazione. E addirittura ne mettono anche in rete, quindi la vendono anche all'esterno. Quella dopo, ecco, questa è una società agricola che è nata nel 2008, è specializzata nella coltivazione biologica di prodotti ortofrutticoli e si è dotata
anche questa sui tetti dello stabilimento centrale che ha Evoli, e poi anche sulla copertura del parcheggio con dei pannelli solari, quindi un impianto fotovoltaico che copre circa il 60% del fabbisogno di questa cooperativa. È stata premiata anche da Legambiente nel 2018. Poi abbiamo, questo è interessante, questo sì, è un centro polivalente nel comune di Santa Marinella, nel Lazio, è di proprietà del comune, però ha dato un affidamento ad una cooperativa che gestisce attività ricreativa per anziani. Se la struttura è del comune, ovviamente le spese per l'energia sono a carico della società, quindi dell'associazione. Quindi, avendoci creduto, hanno investito in questi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e soldi che hanno risparmiato, che risparmiano per il costo dell'energia, poi vengono reinvestiti nell'assistenza agli anziani stessi, quindi è, diciamo, doppiamente un ciclo virtuoso. Quella successiva, Welfare Efficiency Piemonte, è un centro fisioterapico all'avanguardia che è nato dalla riqualificazione di un'ex fabbrica tessile a Chieri, Torino. E il progetto ha portato quindi non solo alla riqualificazione ambientale di una struttura, di un fabbricato dismesso, ma anche all'installazione di tecnologie che sono finalizzate alla produzione di energia pulita e da fonti rinnovabili, per offrire quindi servizi, in questo caso legati all'assistenza alla persona e all'assistenza ospedaliera. Questa è un'altra cooperativa agricola che è specializzata nella vendita di carni prodotte senza l'uso di sostanze chimiche. Anche qui si sono dotati di un impianto fotovoltaico destinato a produrre energia per l'autoconsumo, ma anche di un impianto, e qui lo leggo, di digestione aerobica, cioè degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi per la produzione di biometano liquido per autotrazione, quindi si fanno il carburante per proprio conto. Un'altra è l'azienda agricola, quella successiva, l'azienda agricola Valier, che dal 2014 si occupa della coltivazione e della lavorazione delle noci, e si basa sulla filosofia del chilometro zero. Producono energia per mezzo di una caldaia a biomassa che utilizza lo scarto della lavorazione delle noci, gusci che altrimenti andrebbero perduti, andrebbero buttati via. Poi abbiamo We4Green, la successiva, che è una vera e propria cooperativa energetica per consentire alle persone di autoprodurre e di consumare l'energia elettrica attraverso la condivisione di impianti e quindi di impianti appunto da fonti rinnovabili, non potendone realizzare di proprio. Quindi è una cooperativa di queste persone che si uniscono per poter costruire, ecco, questi impianti. E l'ultima invece è la stazione Green Station di Potenza, questa è fortissima, è una stazione che è stata restaurata, quindi è stata recuperata e donata alla cittadinanza nel 2016. Ed è un luogo di incontro, di formazione, di ricerca e sviluppo, ed è la prima Green Station in Italia, sia perché produce energia da fonti rinnovabili, e sia proprio perché è luogo di laboratori di riciclo, di spazi espositivi per prodotti biologici e per il commercio ecosolidale. Quindi sul sito dei comuni rinnovabili ci sono circa 300 di questi esempi che si possono benissimo, sono strutture che si possono benissimo contattare, e si cercano, fanno qua delle ricerche parallele su internet, si possono contattare e molto probabilmente si potranno anche fotografare. E questo ci dice, no, che con la fotografia noi come autori abbiamo una grande responsabilità, che le opere che produciamo contribuiscono a formare una coscienza collettiva, no, un po' più green, un po' più ambientalista, e in modo da poter provare a cambiare il futuro per noi, ma soprattutto per le generazioni future. Ecco, lascio la parola a Piera Cavalieri, che ci parlerà dei parchi eolici e di tanto altro. Grazie.
Allora, qui io credo di aver dimenticato di mettere il link, ma lo potete trovare, Parchi del Vento. Su questo sito trovate proprio una guida di questi territori, che come vedete non sono moltissimi, mi pare in totale siano 11, non di più. Sì, direi di sì. Non so se conoscete queste zone, comunque sono... credo che siano anche un buon pretesto per fare un certo tipo di turismo, infatti questa guida è nata anche per questo, nel senso che si unisce così la curiosità di vedere queste macchine che generano energia dal vento, e anche si unisce a questa curiosità anche il vedere dei territori che sono molto belli e che però sono fuori dai circuiti turistici. Quindi, perché spesso sono appunto sono zone dell'Appennino, zone molto ventose, ma in questa maniera così c'è anche una sorta di collaborazione da parte delle comunità del luogo, perché come sapete l'installazione di queste macchine, delle pale, trova spesso molte difficoltà. Pare che ci siano anche, leggevo giusto ieri, non so se avete sentito anche voi, ma ci vogliono dei tempi, sono necessari dei tempi lunghissimi per l'installazione, dai 6 ai 7 anni, quindi questo spiega perché ancora non sono così tante. Comunque io vi suggerisco questo tema, che credo sia anche di soddisfazione, sia anche divertente da sviluppare. D'altra parte proprio è un tema fondamentale, insomma siamo proprio nell'ambito delle rinnovabili, quindi è sicuramente un tema da affrontare. Se vogliamo andare avanti, ecco qui, vi suggerisco anche di seguire questo sito Innesti, storie di sostenibilità, perché potete trovare delle storie che magari vi possono suggerire qualcosa, vi possono suggerire delle altre storie ancora. Qui in particolare Massimo Bottura, grande chef, famosissimo, nel 2016, se non sbaglio, ha dato via questa operazione, ha inaugurato il primo refettorio in collaborazione con la Caritas Ambrosiana. L'idea è partita dal utilizzare gli scarti, quindi diciamo c'era una base, cioè l'idea diciamo di accoglienza, ma anche e soprattutto di sostenibilità. Tra l'altro questo progetto ha avuto, diciamo, direi piuttosto fortuna, successo, e credo, anzi ho letto che ne ha aperto anche degli altri. Quindi qui il principio è proprio recuperare le eccedenze alimentari e ridurre appunto gli scarti. Quindi direi questo è un tema affrontato in maniera molto, molto efficace, e penso che questo possa essere di ispirazione anche per altre storie, perché di sicuro ci saranno sparse sul territorio. Poi possiamo andare avanti con il prossimo? Sì, se riesco a riprendere in mano. Scusate, ma sì. Ok. Ecco, qui vi suggerisco ci sono dei link, mi pare, a seguire, ma ne potete trovare molti altri, ma il tema è quello della mobilità sostenibile, forse ancora poco trattato, ma può essere una buona strada cercare di tirare fuori qualcosa da qui, perché diciamo che
questo è un tema molto importante, perché la mobilità elettrica aumenterà l'uso di scooter, di monopattini, di auto elettriche è in crescita e sicuramente dovrà crescere ancora. Quindi diciamo che il settore della mobilità ha un posto molto importante nel mondo della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente, quindi è un argomento questo sicuramente di interesse ora e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Quindi se si riesce a raccontarlo, direi che potrebbe essere sicuramente interessante. Ecco. Se vogliamo, qui c'è un breve video da vedere su questo. L'obiettivo di questa conferenza, che durerà 3 mesi, è quello di condividere le idee e le soluzioni a livello di città, di amministrazioni, di operatori, di centri studi, perché il discorso non è solo condividere la sharing mobility, ma anche lo sharing ideas, condividere le idee. Andiamo a vedere. Covid è stata una crisi diversa, una crisi che non ha esperti, e questo chiaramente ci ha colto non solo impreparati, ma ci ha fatto prendere atto di una serie di novità rispetto alle crisi precedenti. E dall'analisi che è stata fatta, ci si sta riattestando rispetto all'utilizzo della sharing mobility ai valori di pre-lockdown. Ciao Gabriele. Ciao Massimo. È in corso una trasformazione. Questa trasformazione è una grande opportunità di crescita nel mercato e una grande opportunità per gli utenti. Vediamoci intorno a un tavolo e guidiamo questa accelerazione. La sharing sia, insieme alla micromobilità, una sorta di ultimo miglio del trasporto pubblico locale. Cos'è che potrebbe effettivamente guidare la ricomposizione dello Shanghai verso il ventaglio? Beh, fondamentalmente il fatto di visualizzare un obiettivo, sintetizzato nel titolo della 4ª conferenza nazionale. L'obiettivo è Less Cars. Buon pomeriggio a tutti. Le scarto a tutti. Tutti i modelli di business sono ancora non consolidati, però tutti quanti concordano sul fatto che sia una trasformazione digitale dirompente. Lo smart working è uno degli strumenti che può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Il ritorno sull'investimento è qualcosa di molto importante da prendere in considerazione, in particolare in questo contesto di crisi. È l'unico modo che si ha per ridurre l'uso dell'autovettura è o smart working diffuso, oppure le auto semplicemente le esibisce. Un tema prima di tutto culturale, che riguarda anche il sociale, la sanità. Key Energy è la piattaforma di Italian Exhibition Group dove parliamo di energie rinnovabili. Il mio invito è una riflessione più coraggiosa sull'innovazione nei diversi usi degli spazi. E pensiamo anche a quello che significa Recovery Fund e un piano italiano di spesa per la ripartenza del paese. Quindi abbiamo la responsabilità che questi investimenti vengano utilizzati in maniera appropriata. Quindi collaboriamo. Secondo me l'italiano in questo momento è pronto per questa mobilità sostenibile e diversa, per andare verso il concetto di normalità, una normalità green. Bene. Ecco, mi pare che si sia detto tutto su questo. E poi qui ci sono alcuni link che mi pare di aver
forse qua non ci sono, ma li potete sicuramente trovare in rete. Si parla di plastica riciclata che ha le stesse qualità della plastica originaria, si parla di aziende, per esempio io avevo, mi pare, messo, non so se ce l'abbiamo, la Cingomma che utilizza, ecco questa è l'azienda appunto che ricicla la plastica, la fa ritornare con le stesse qualità diciamo dell'originaria. E poi a seguire ci dovrebbe essere quella che vi dicevo, la Cingomma, che è un esempio di tante aziende che stanno mettendo in atto dei piani strategici diversi basati appunto sulla sostenibilità. Appunto vi dicevo la Cingomma che utilizza le gomme delle biciclette per accessori d'abbigliamento, cinture, borse, giubbotti e quant'altro, o anche scarpe. Quindi ecco, il mondo della moda, ecco, qui veniamo anche al mondo della moda, si sta muovendo in questo senso. Lì c'è quel logo, rappresenta una ONG che ha lo scopo di proteggere gli habitat in pericolo e le specie minacciate di estinzione a livello globale attraverso le certificazioni di sostenibilità e tutti anche i progetti di conservazione e sensibilizzazione. Quindi anche questo vale la pena dare un'occhiata anche a questo. Poi mi pare che su questo non ci sia, perché tra l'altro il tema del tessile, anche questo sarebbe interessante da sviluppare, sia puntando diciamo a cercare delle aziende che abbiano diciamo una strategia più virtuosa, perché il tessile ha un impatto sull'ambiente importante sia per il consumo idrico e per la produzione di rifiuti, quindi questa è una strada sicuramente da battere. Un'altra via interessante sarebbe quella della raccolta differenziata degli abiti usati. Anche lì probabilmente ci sono delle storie che potrebbero essere raccontate e il tema sarebbe davvero molto attuale. Ecco, questo è un tema, è il tema della biodiversità, che in particolare questo è il sito della riserva di Sasso Fratino nel Casentinese, che è patrimonio mondiale UNESCO ed è la prima riserva naturale costituita in Italia. Forse c'è qui chi lo conosce molto bene questa zona, ma ci sono dei faggi che sono anche, hanno anche 500 anni. Ce n'è uno che viene chiamato il patriarca, che mi pare abbia 511 anni, quindi qui siamo al tempo di Leonardo da Vinci. E questa è molto importante, è un laboratorio diciamo per lo studio dei cambiamenti climatici. Adesso forse riusciamo a vedere qualche immagine. Dove, ecco, in questa zona l'attività dell'uomo è preclusa, l'uomo ci può andare soltanto per fini scientifici e quindi la natura segue le sue leggi, le leggi della natura. Quindi è proprio un laboratorio per la biodiversità, che sappiamo quanto è importante, perché la biodiversità è necessaria per molte cose, per diciamo diminuire la fragilità dei nostri territori, per proteggerci dai disastri naturali come le inondazioni, come le tempeste, e serve anche per mantenere, è anche una base necessaria per l'agricoltura.
Poi c'è tutto il discorso della fauna che deve, soprattutto degli insetti, delle api, delle vespe, delle farfalle, delle mosche, che permettono l'impollinazione che è necessaria. Noi sappiamo che, per esempio, forse qualcuno ha anche fatto un lavoro sulle api. Le api stanno diminuendo perché per via degli antiparassitari che vengono utilizzati, degli erbicidi, ma anche per i ripetitori, per i nostri ripetitori della telefonia mobile. Quindi questi ambienti sono ambienti molto importanti, perché adesso si parla molto di alberi, alberi che vengono... queste nuove coltivazioni di alberi, però c'è anche chi dice che non saranno, impiegheranno molto tempo per poter essere, per proteggerci appunto dall'inquinamento, ma richiedono anche delle enormi risorse idriche. Mentre riuscire a conservare queste foreste, che sono veramente un nostro patrimonio naturale, sarebbe sicuramente più opportuno. Mi pare poi di avervi messo anche un sito dove ci sono le 10 foreste più importanti, che sono appunto questi laboratori di biodiversità. Non so se riusciamo a vederlo col sito. No. Lo potete trovare in rete. Ci sono, mi pare siano 10 luoghi, quindi anche questi potrebbero essere, diciamo, temi fotografici. Penso anche questi facilmente abbordabili e penso anche di soddisfazione. E mi fermerei qui, dando la parola a Robo. Ok, grazie Piera. Diciamo che nell'ambito di quelle che possono essere anche delle possibili attività e iniziative che ci possono, idee e suggerimenti che possono succedere anche in città, sicuramente ci sono anche notevoli possibilità nell'ambito delle nostre città a livello di quello che possiamo trovare sul tema dell'ambiente, del futuro, di come le nostre città intendono affrontare il futuro da questo punto di vista della sostenibilità e quant'altro. Alcuni esempi sono portati qui per esempio dalla città di Torino, dove in pratica ci sono delle realtà che guardano la mobilità, e quindi le nostre città stanno modificando il traffico e il modo di viaggiare all'interno della città, sta modificandosi, privilegiando il trasporto pubblico o addirittura creando delle strade o delle corsie privilegiate per cicli, monopattini e quant'altro. Noi addirittura in città stiamo avendo delle zone dove addirittura i semafori, c'è una zona che prende tutta la carreggiata dedicata alle biciclette e ai monopattini. E quindi si stanno modificando le velocità, non c'è più i 50 km all'ora, ma ci sono i 20, i 30, se non addirittura i 20 km all'ora. Nella città come Torino, per esempio, si sta facendo un grosso lavoro sulla mobilità e stanno facendo un grosso lavoro sulla mobilità senza a guida autonoma. Quindi è una delle città, una delle poche città in Italia sul quale si sta facendo questo tipo di sperimentazione. Così come c'è un tipo di sperimentazione per quanto riguarda la tecnologia e tutto quello che riguarda lo studio e il ritrovare dei materiali nuovi che possono servire per la bioedilizia o quant'altro, o come per esempio questa realtà che si chiama Matto,
che è un team di progettisti e ricercatori del Politecnico di Torino che si è messa a servizio delle imprese per ritrovare uno studio sui materiali di costruzione che possono essere facenti parte di un'ottica di economia circolare e quindi riqualificando gli scarti, facendo uso di impiego di energie rinnovabili, evitando l'uso di metodi produttivi che evitino le sostanze chimiche tossiche e per una riduzione dei rifiuti di produzione. E anche questo sono aziende che stanno dando la loro disponibilità a cercare a fare in modo di dare informazioni per capire, far capire ai cittadini, alla popolazione, che ci può essere anche la possibilità di ristrutturare o di fare delle operazioni di manutenzione utilizzando dei materiali nuovi che possono dare soddisfazione, ma mantenendo un livello di rispetto dell'ambiente. Vediamo qui per esempio un discorso che riguarda appunto la mobilità, o stanno facendo anche degli grossi esperimenti per quanto riguarda il trasporto delle merci tramite droni. In città ci sono delle aree riservate dove stanno facendo degli esperimenti su questa cosa, e tra un po' avremo del traffico anche aereo con tutti questi droni. Oppure dal punto di vista ambientale abbiamo sempre attraverso questi laboratori del comune si stanno studiando dei nuovi sistemi per quanto riguarda il verde nell'ambito della città. Il nostro clima sta variando, le parti verdi della città o le piante che venivano utilizzate nelle città una volta, oggi difficilmente possono essere utilizzate. E allora c'è uno studio che riguarda anche la tipologia di piante che vengono piantate nei nostri giardini e anche per quanto riguarda il terreno. Adesso vi faccio vedere un breve video che riguarda proprio un progetto legato a questi temi. ProGireg ha realizzato numerose soluzioni basate sulla natura nel quartiere Mirafiore Sud all'interno di un Living Lab diffuso che ha coinvolto sinergicamente il mondo accademico, le istituzioni, le associazioni di cittadini e le aziende che hanno fatto del mondo green la propria missione. Torino è l'unica città italiana coinvolta in ProGireg, il progetto finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020. Avviato nel giugno 2018, il progetto si concluderà nel 2023. Il nostro viaggio ha inizio alla scuola Cairoli di Via Torrazza. Il progetto ProGireg ha realizzato in questo istituto due nature-based solutions: una parete verde indoor, l'unica a Torino in una scuola, e un orto in cassone, come in altre 7 scuole del quartiere. La progettazione è stata condotta dal servizio urbanizzazioni, mentre l'edilizia scolastica ha predisposto l'impianto idraulico e condiviso la scelta delle piante. La scuola ha iniziato un percorso didattico guidato dalla professoressa Comino del Politecnico di Torino. ARPA Piemonte si è occupata del monitoraggio dell'aria indoor, prima e dopo l'installazione, mentre è in corso inoltre un monitoraggio sulla percezione dei bambini nei confronti della parete e quindi della natura, in collaborazione con l'Università di Bari.
Fondazione della Comunità di Mirafiori, fin dalla sua costituzione, ha collaborato con le scuole per migliorare la loro offerta formativa, creando orti in tutte le scuole primarie di Mirafiori, più due scuole materne e una scuola professionale, e fornendo attività educative incentrate sui temi dell'agricoltura sostenibile, della biodiversità e delle soluzioni basate sulla natura di Progireg. La Fondazione mira a migliorare il curriculum scientifico delle scuole, ad aumentare la loro attrattiva e a sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale. Ecco, questo era un esempio per quanto riguarda questo argomento del verde in città, e ci sono altri esempi che riguardano, per esempio, proprio... Scusate, ma qui sta succedendo qualcosa di strano. Proprio sul verde, sull'utilizzo delle aree verdi, dove praticamente per rigenerare delle aree verdi in città veniva prelevato del terreno fertile nelle campagne, portandolo via ad agricoltori che... Il cui terreno sarebbero per produrre, e sono riusciti a trovare dei sistemi con degli agronomi che, utilizzando del terreno inerte e mischiandolo con dei composti, con del compost e dei microorganismi, a rigenerare praticamente del terreno e fare in modo che il terreno fertile non venisse poi portato via dalle campagne, ma per ricostruire le aree verdi nelle città. Proprio per quello che riguarda il discorso di questa ulteriore parte che riguarda il compost, io passerei la parola a Claudio Pastrone, che ha avuto modo di approfondire il tema sul discorso dei compost, che è un altro delle tematiche che possono essere legate all'ambiente in generale delle aree verdi. Grazie Robo. Il discorso, diciamo, del compost rientra un po' in quello delle buone pratiche, perché diciamo che la partenza è quella, appunto, del comportamento corretto del cittadino che fa una scelta nella da separare quelle che sono le parti diciamo, cioè la cosiddetta frazione umida dal resto. In aziende come quelli ti sentiamo male, Claudio. Arrivano questi materiali, la gran parte può ti sentiamo molto male, se, Claudio. Sì, cerco di isolarmi in modo, ecco. Adesso non so se si sente un po' meglio. Sì. Stacco tutti i collegamenti possibili in modo da tenere aperto solo questo, scusatemi. Ecco, dicevo che appunto la partenza sono appunto le buone pratiche domestiche, ma non solo, perché per realizzare questo compost deve anche arrivare alle aziende che lo producono una parte, diciamo, importante di quello che sono i rifiuti verdi, e cioè gli sfalci. In poche parole, cosa capita? Frazioni umide e sfalci vengono miscelati attraverso delle varie tecnologie che adesso non sto a spiegarvi. Il risultato finale è un materiale che può essere riutilizzato come fertilizzante.
come appunto con questo compost, e quindi può essere interessante dal punto di vista fotografico, secondo me, non solo e tanto andare a fotografare gli impianti, che sono anche abbastanza complessi, che comunque si potrebbero anche fare, ma da una parte appunto far vedere la buona pratica della partenza e dall'altra la buona pratica del recupero. In questo caso specifico questa azienda addirittura regala chili di compost a chi va a prenderselo, e comunque molti contadini della zona mai vanno a ritirare con i loro trattori il materiale e poi lo spargono nei campi parte del materiale che avevano poi conferito come gli sfalci e così via. Ecco, quindi ecco il discorso dell'economia circolare. Di impianti come questi ce ne sono un centinaio in Italia, c'è un consorzio che ha circa 136 soci e che quindi andando a cercare sul sito, comunque la ricerca che si può fare appunto è quella anche semplicemente digitando compost, si troveranno anche nella vostra zona delle operazioni, delle aziende che svolgono questa attività. Ecco. Io avrei finito, sono cercato di essere super breve visto l'ora tarda. Ok, vediamo se riesco. Passo la parola. Aspetta che riusciamo ad andare dove voglio arrivare. Che passo la parola per lo spot di chiusura. Sì. Ok. Finiamo velocemente. Want to see a trick? This is my trick! Watch out! My trick? And this is my trick. Your Bene, lascerei fermo qui e comincerei a vedere se ci sono delle domande. Ero
Avevo spento il microfono, scusate. Dico, siamo arrivati un pochino più lunghi di quanto avevamo programmato per l'illustrazione di questa serata, quindi non rimane molto tempo per le domande. Io mi sono segnato un paio di domande di carattere organizzativo, se nel frattempo Robo poi ha qualche altra domanda inerente più le tematiche la possiamo affrontare. Io intanto rispondo alla domanda di Fabio Cataldi, che chiede dove può trovare del materiale promozionale, un depliant per proporre il progetto a un'istituzione pubblica del proprio territorio per sostenere, mi immagino, una mostra locale. Allora, nel sito c'è una lettera d'accredito che è più indirizzata un po' al fotografo che deve realizzare il progetto, però c'è anche tutta la scheda tecnica di presentazione del progetto. Se occorre qualcosa di più articolato, c'è un documento generale del progetto che eventualmente può essere richiesto alla segreteria del CIFA, quindi segreteria@centrofotografia.org, che è la segreteria del progetto, possiamo mandare questo documento che può essere presentato a eventuali enti per il sostegno al progetto locale. Poi c'era Antonio De Simone che ha chiesto riguardo all'iscrizione, essendo lui un partecipante a un laboratorio, se è possibile fare un'iscrizione cumulativa del laboratorio al progetto. No, non è possibile, nel senso che la partecipazione alla selezione della mostra, del catalogo della mostra nazionale, è individuale, almeno che non sia proprio un gruppo di persone che si vuole presentare, che sia circolo, o un gruppo di persone che si voglia presentare come gruppo, e quindi presentare un progetto di 15 fotografie o due progetti con 15 fotografie, quello che è permesso per il singolo partecipante, e quindi può partecipare come gruppo. Se invece c'è per la iscrizione, deve essere individuale, perché come vi ho detto all'inizio, viene attribuito a ogni partecipante un codice con cui devono essere codificate tutte le fotografie, e che permetterà poi nella gestione di tutte le varie fasi del progetto di identificare gli autori di ogni singola immagine, e quindi l'iscrizione è personale per la presentazione delle foto al progetto nazionale. Chiaramente altra cosa è il discorso delle mostre che potranno fare i laboratori, in quel caso non c'è bisogno di fare un'iscrizione personale, sarà il laboratorio che si iscriverà, il proprio laboratorio per la realizzazione della mostra e eventualmente della partecipazione al catalogo della mostra nazionale. Robo, c'hai... Sei silenzioso. Sei senza parole. Vedo dei link che sono stati suggeriti, che poi nel salvataggio della serata verranno poi riportati, ma sostanzialmente domande o suggerimenti di altre cose non ne vedo. Io direi, perché questa sera abbiamo proposto tanti link, alcuni link che volevamo proporre non si sono visti, quindi si potrebbe fare un documento dove riepilogare tutti questi spunti, questi link, queste idee, insomma, da vedere e pubblicarle nel sito del progetto. Per questo non l'abbiamo visto bene all'inizio, vi invito a visitare il sito del progetto, perché oltre i contributi che
settimanalmente, anche con più pubblicazioni a settimana, propone Piera di stimolo su progetti realizzati. Ci sono tutte le informazioni necessarie per affrontare il progetto, oltre che la parte organizzativa. Quindi possiamo raccogliere tutto il materiale sotto forma di link e proporvelo tramite il sito, che continuerà in questo periodo a produrre idee e stimoli. Come vi ricordo anche la pagina Facebook dedicata al progetto, che segue proprio Susanna, che è qui con noi, che è anche quella settimanalmente pubblica degli articoli. Ricordo a tutti, ora, la serata di questa sera, noi sappiamo benissimo che siamo nella fase finale della realizzazione dei progetti. Moltissimi di voi hanno già prodotto, hanno lavorato, stanno magari rifinendo i lavori. Ci sembrava interessante cercare di stimolare i partecipanti anche a lavorare su le pratiche positive, perché l'obiettivo è anche quello di cercare di dare uno sguardo a quello che può essere il nostro futuro e come tutti possiamo contribuire al nostro futuro. Come sapete, si possono presentare più di un progetto, quindi nulla vieta, se uno ha realizzato un progetto, di poter provare a mettere in campo un altro su queste logiche. Oltre i due progetti a forma di portfolio, si possono presentare anche 15 fotosicole. Quindi c'è spazio per poter provare a fare anche altre cose. Io, Roberto Quato, non lo vediamo, e quindi non so se ci sono altre richieste. No, non ci sono cose particolari. Non ci sono. Questa serata sarà pubblicata sul canale YouTube della FIAF nei prossimi giorni, quindi potrà essere rivista e prossimamente sicuramente faremo altri incontri, non tanto finalizzati alla realizzazione delle opere del progetto, perché chiaramente si va verso la fase finale di realizzazione della campagna fotografica, ma per cercare anche sempre di mantenere un'informazione costante su tutte le varie attività del progetto che stiamo preparando e che vorranno andare nella fase finale, proprio nella fase delle mostre, anche un po' oltre la semplice ma importantissima realizzazione delle mostre nazionali e delle mostre locali, ma cercando anche di collaborare con enti e associazioni nei vari territori per allargare e dare più forza ai progetti che noi realizzeremo. Diciamo che l'idea è quella che i nostri progetti fotografici possano diventare contenitori di iniziative volte a riflettere e approfondire questa tematica così importante per tutti noi e per il nostro futuro. Vedo una domanda, Roberto, proprio sì, sul infatti, punto, adesso, punto sul filo di lana, quando... Com'è? Sì. Sul filo di lana, sì. Buonasera, Annalisa Lenzi. Io non ho capito bene il punto mostre. Ognuno presenta un progetto cercandosi anche la sede, oppure ci saranno delle mostre che racchiuderanno più progetti? Allora, il progetto è strutturato in due ambiti. Uno è la mostra nazionale, che viene realizzata con la selezione delle opere che saranno inviate dai partecipanti entro il 10 di gennaio, e di cui vi ho spiegato l'iscrizione, le tempistiche all'inizio della serata. La seconda fase è quella delle mostre locali. Le mostre locali sono mostre spontanee che possono realizzare tutti i partecipanti al progetto e possono essere organizzate
in forma individuale, quindi un autore che decide di organizzare la mostra, trova una location e realizza la mostra, in forma di gruppo, quindi più persone che si mettono insieme e realizzano la mostra, i laboratori realizzeranno delle mostre e i circoli fotografici che naturalmente organizzeranno delle mostre. Il comitato organizzatore, quindi la FIAF, metterà a disposizione di tutte le mostre il materiale pubblicitario che verrà fornito a tutte le mostre, sarà un materiale unico per tutte le mostre nazionali, chiaramente è previsto una personalizzazione, si parla di manifesti, locandine, pieghevoli, materiale personalizzabile per il web, per i post, per tutto quello che occorre per promuovere nel territorio la mostra. In più c'è l'opportunità di poter realizzare e partecipare al libro delle mostre locali, ma non è assolutamente vincolante, è un'opzione che il circolo che organizza la mostra può prendere in considerazione per avere poi per sempre nel futuro una traccia del lavoro che abbiamo fatto. E devo dire che nel tempo il libro delle mostre locali è la degna conclusione del progetto, perché spesso e volentieri dà una visione leggermente diversa di quello che si è realizzato a livello locale e integra il progetto nazionale, il catalogo nazionale. Quindi è sicuramente un documento estremamente importante a cui chiaramente potete partecipare, ha un costo, però è un costo che diciamo viene coperto dall'invio di 10 volumi e che quindi insomma può essere facilmente suddiviso fra i soci di quel circolo caricandosi ognuno il costo di un volume. C'è ancora una domanda di Claudia Mazzoli che chiede: darete credenziali per richiedere ad aziende di poter fotografare? Sì, l'ho detto prima, nel sito, proprio nella parte che riguarda il progetto, c'è una lettera di accredito, che va compilata con il proprio nome e presentata dicendo che uno partecipa a questo progetto. Per la stragrande maggioranza dei casi, e questo parlo per esperienza precedente degli altri progetti nazionali, è sempre stata sufficiente quel tipo di accredito. Chiaramente quando si parla di qualcosa di particolare dove c'è bisogno di un documento un pochino più personalizzato, se c'è questo bisogno potete richiederlo alla segreteria del progetto e cercheremo di farvi avere il documento che occorre. Maurizio Baldan chiede: nel mio caso siamo una coppia di fotografi che vogliono proporre un lavoro a quattro mani. Ci dobbiamo iscrivere come gruppo? Sì, perché sono quelle forme un po' particolari, perché è il gruppo composto da due persone e nominare le singole foto, dipende come volete nominare le foto. Se tutte le foto porteranno il nome di ciascuno, è chiaramente un gruppo, altrimenti dovrete comunque nominare le foto singolarmente con il nome dell'autore che l'ha realizzata, anche se poi fanno parte della stessa opera. E poi ancora una di Sandra Ceccarelli, dice che ha provato a scaricare dal sito i documenti ma il programma non lo permette. Non so se dobbiamo verificare, può esserci un piccolo problema. Io oggi abbiamo ricaricate oggi i documenti, perché insomma se per chi non l'ha visto è anche il momento di dirlo, proprio da ieri è andato online il nuovo portale della FIAF, un portale molto più completo e che ha integrato tutti i siti della federazione,
in un unico strumento. Siamo in una fase di iniziale, quindi una fase che sicuramente ha già manifestato qualche problema, come sempre accade quando un'operazione così complessa di rimettere insieme 28 siti con uno storico lunghissimo, quindi qualche funzionalità la stiamo sistemando via via che si verificano i problemi. Non so se tu puoi andare a vedere quello che ci diceva Clima Ambiente Futuro, modulistica, modulo di iscrizione. Diceva che non lo poteva scaricare. Sembra. Comunque, insomma, se non si può scaricare, lo verifichiamo. Questo è il modulo. Si scarica da... Robo dà il problema? Sei silenzioso, Robo. Non si può scaricare. Va bene, me lo segno, lo facciamo verificare subito. È un problema di oggi questo. Ok. Altro Robo? No, direi. Prima di rimanere da soli, perché se ne stanno andando. Direi di no, direi che siamo... Non ci piace chiudere in comunità. Non so se qualcuno ha niente altro da aggiungere, io vi saluto, vi auguro buonanotte, e mi raccomando, aspettiamo i vostri lavori, perché siamo... convinti e consapevoli che riusciremo a fare un importantissimo progetto. Grazie a tutti, buona serata.